Rappresenterà il punto di svolta per viabilità e turismo l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. I nuovi lavori consentiranno un rapido collegamento dell'area portuale con la strada Versana, la statale 18 e l'uscita autostradale Salerno-Reggio Calabria. Lo ribadisce il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, che più volte ha rimarcato come i lavori che l'ente provinciale effettua sulle strade di competenza favoriranno un forte ritorno economico su tutto il territorio, fondamentale in un momento storico così delicato. Recentemente è stato approvato anche lo schema di protocollo d'intesa per il miglioramento della viabilità di accesso all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Stiamo lavorando sul territorio per fare tanti lavori sulle strade, nelle scuole, per quanto mi riguarda e quindi la provincia. Stiamo lavorando sul territorio, sulla difesa del dissesto idrogeologico. Stiamo lavorando per l'aeroporto. Diventerà uno scalo vero e proprio, diciamo. Ci saranno milioni e milioni di passeggeri. Si sta già lavorando all'ampliamento della pista. La provincia sta lavorando alla rifunzionalizzazione di tutte le strade che porteranno all'aeroporto e soprattutto con riferimento ai collegamenti tra le arterie principali, cioè Litoranea, Aversana e Statale 18, perché saranno fondamentali per portare migliaia e migliaia di visitatori e turisti verso quella zona. Per cui con grande serenità si guarda avanti e con umiltà si lavora per le comunità.